Cerca il regno di Dio e con gioia lo troverai. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, la parola di Dio che entra nei nostri cuori, nella nostra vita e ci trasmette grande gioia. Matteo 13, 44, 46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Amen. Carissimi, in questi tre versetti che oggi abbiamo ascoltato ci sono due parabole. Siamo nel grande discorso parabolico di Gesù, dove ci sta spiegando, ci sta avvicinando a comprendere, alla comprensione del regno dei cieli. E lo fa con alcune similitudini, paragoni, con dei confronti. Oggi parla di un tesoro nascosto nel campo e di una perla di grande valore. Quindi c'è un ritrovamento da parte di un uomo, di un mercante, di un bene prezioso. Da un lato è passivo, perché viene trovato un tesoro nascosto nel campo. Dall'altro è attivo, perché è un mercante che sta cercando perle preziose. Ecco allora che successivamente c'è la decisione da parte di queste persone di privarsi di tutto per comprare quel bene. Talmente era stimato da quella persona di grande, grande valore, più di tutto ciò che potesse avere. Che cosa attira l'uomo e il mercante? Attira la bellezza, perché certamente il tesoro, quando si apre, contiene degli oggetti preziosi, belli. La perla di grande valore sicuramente è bellissima, ma al tempo stesso parliamo di ricchezza, qualcosa che garantisce il presente e tutto il futuro. Noi potremmo dire tutta l'eternità, parlando del regno dei cieli. Ecco che queste due persone, che trovano rispettivamente il tesoro nascosto nel campo e la perla di grande valore, decidono di privarsi di tutto il resto che ritenevano fosse di grande valore per comprare il campo con il tesoro nascosto e la perla di grande valore. Com'è la nostra vita di fede? Come noi viviamo nei confronti del regno dei cieli? Qui c'è un'altra caratteristica, la gioia. L'uomo trova il tesoro e pieno di gioia vende tutti i suoi averi. Così sicuramente chi ha trovato questa perla di grande valore vende tutto con gioia, perché aveva trovato la perla più bella che avesse mai visto nella sua vita. Come noi viviamo la nostra vita di fede, come noi viviamo la nostra relazione con Gesù, la nostra comunione con Lui, l'ascolto della Sua parola, la proclamazione della Sua parola, la fiducia in questo Padre che è provvidente, l'invocazione dello Spirito Santo che è Signore e che mi dà la vita quotidianamente. Come tu vivi la fede? La vivi con gioia, allontanando tutto ciò che è di troppo e trattenendo la fede, anzi mettendola al centro della tua vita, della tua famiglia, del tuo lavoro? Oppure viviamo sempre in un atteggiamento spossato, stanco, oppresso, sfinito, con delle misere preghierine e non abbiamo fiducia che Dio può intervenire, che Dio è la perla preziosa? Forse ancora non abbiamo fatto questa esperienza. Dio
è un tesoro. Dio è una grande, è la più bella perla preziosa che esista. E il Padre a noi ce lo ha rivelato attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Ogni giorno possiamo fare esperienza di avere la perla, la cosa più importante. Siamo benestanti, siamo poveri, siamo sani, siamo malati, stiamo bene o abbiamo degli affanni. Dio rimarrà sempre la perla preziosa. È una decisione, l'abbiamo visto prima, verso questo bene prezioso. Se non lo hai ancora incontrato, invoca lo Spirito Santo che ti apra gli occhi per privarti di tutto e scegliere il regno dei cieli. E privarsi di tutto non significa vendere quello che hai, ma significa abbassarlo, allontanarlo, metterlo a parte per fare spazio a Gesù, per fare spazio a Lui nel tuo cuore e nella tua vita. Vieni, Signore Gesù, riempimi di Te. Ho bisogno di fare un nuovo incontro, una nuova esperienza, che Tu sei la mia perla preziosa. Porta la gioia nella mia vita perché gli altri vedano che io Ti ho incontrato, che io ho fatto questa esperienza. Tu sei il bene più grande, Tu sei il mio tesoro, Gesù. Voglio testimoniarti alle altre persone con gioia che Ti ho trovato, anzi che Tu mi hai chiamato affinché io Ti seguissi. A Te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan oggi è: cerca il regno di Dio e con gioia lo troverai. Cerchiamolo, e quando lo troviamo, vendiamo tutto, mettiamolo da parte e che questo tesoro brilli in tutta la nostra vita. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.